Oggi si tiene a Palermo una giornata di sensibilizzazione rivolta prevalentemente ai giovani, ma anche e soprattutto alle loro famiglie. Parliamo della giornata Fumo, Asma, Movimento. Il Comune sposa questa iniziativa, spieghiamo in cosa consiste? Il Comune sposa questa iniziativa, ma in realtà è il comitato della stessa circoscrizione che ancora una volta promuove un'iniziativa che è volta alla prevenzione, questa volta sui problemi che riguardano la respirazione. La giornata che si chiama FAM è già stata fatta, promossa il giorno 4 maggio in occasione della giornata mondiale dell'asma. La stiamo ripetendo, uno perché quel giorno siamo riusciti a completarla per il cattivo tempo, ma anche perché ci è stato richiesto dalle scuole, dai cittadini. Il comitato della stessa circoscrizione di cui faccio parte promuove questa iniziativa in collaborazione con il CNR, l'Università degli Studi, la New Team, che è un'associazione sportiva, e tanti altri che tu puoi vedere oggi qui, che si sono in qualche modo messi a disposizione offrendo delle attività sportive, perché la prevenzione prevede non solo di evitare di fumare, ma prevede il protocollo anche l'attività sportiva e una buonissima alimentazione. Quindi ancora una volta il comitato educativo c'entra l'obiettivo, che è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, e con la collaborazione di tutte queste associazioni, in realtà istituzioni che fanno parte del comitato educativo, stiamo facendo proprio questo, ovviamente con il patrocinio gratuito del comune che ha avallato l'iniziativa. Il comitato educativo della sesta circoscrizione promuove questa iniziativa. Quali saranno le attività rivolte alle famiglie e ai giovani? Allora, innanzitutto la giornata inizia con dei controlli che facciamo, perché è importante per noi la salute principalmente, e quindi avranno la possibilità i bambini, ma anche adulti, di effettuare la spirometria ed anche la prova del monossido di carbonio per i più grandi nel caso in cui fumassero, e quindi appunto inizieremo con queste prove, e poi avremo consigli, verranno dati consigli da parte di medici, esperti e anche componenti del comitato educativo in merito agli ambiti, perché noi abbiamo appunto quattro tavoli che si occupano proprio di contesti e benessere, quindi di salute, dello sport, dell'inclusione sociale, dei percorsi educativi. Io in particolar modo sono Rossella Giletto e sono coordinatrice al tavolo percorsi educativi, quindi grazie all'ufficio regionale scolastico questa iniziativa è stata diramata in tutte le scuole della sesta circoscrizione, ma anche di altre circoscrizioni, perché abbiamo avuto molte richieste anche da parte dei dirigenti. Oggi appunto avranno possibilità i bambini, una volta fatte queste prime controlli medici, di effettuare delle attività sportive grazie all'associazione Now Team di triathlon, e quindi faranno un mini circuito cronometrato di corsa. Poi abbiamo l'associazione di pallavolo Club Leoni, che farà fare delle partite di pallavolo ai bambini. Poi abbiamo Tour and Bike, che farà fare delle gincane con le biciclette, e poi l'associazione allenatori italiana di calcio, che farà fare delle partite di calcio sempre a questi bambini. E in conclusione verrà dato loro un premio con dei gadget, abbiamo delle medagliette insomma da dare a loro, e poi anche una merenda che viene offerta gentilmente ad Hardy Discount di Alioto S.p.A. Presidente Maraventano, l'importanza di queste iniziative per il territorio. Noi abbiamo avuto questa idea di creare questo comitato poiché tantissime associazioni lavoravano a Cassastagno, ognuno per il proprio settore, mentre io ho sempre sostenuto che si dice l'unione fa la forza, cioè interagire tutte queste realtà, metterle tutte assieme in modo tale che ognuno possa scambiarsi le esperienze, le necessità, i bisogni, e in un certo qual modo penso che ci siamo riusciti grazie alla collaborazione anche dei nostri vigili urbani, li abbiamo inserito in questo contesto perché ripeto Palermo ha necessità di portare avanti
tutti quei problemi che sfuggono. Il problema basilare è quello di vedere quali patologie possono avere i bambini, ma che sono latenti e che poi si manifestano chissà quando, mentre con questa iniziativa noi possiamo rilevare se vi sono delle patologie che possono essere benissimo portate così a termine di un certo percorso educativo chiamato. Ecco, abbiamo parlato delle patologie, ma parliamo anche di prevenzione. Oggi è presente qui anche il CNR con la dottoressa Lagrutta. Come si fa a fare prevenzione in questi casi? La prevenzione nasce fondamentalmente da una corretta gestione anche di quello che è lo stile di vita. Per stile di vita, che fa parte, diciamo, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, stile di vita salutare significa vivere all'aperto, vivere senza fumo, quindi ambienti senza fumo, una corretta alimentazione, una normale attività motoria, che può anche essere un'attività sportiva. Quindi noi come medici sicuramente promuoviamo quelle il corretto stile di vita, che è tra le raccomandazioni fondamentali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche del Ministero della Salute. Oggi proponiamo uno screening, cioè una valutazione della funzione respiratoria e anche della eventuale dipendenza dal fumo di tabacco, ricordando che ieri è stata la giornata mondiale contro il tabacco e quindi anche oggi festeggiamo questo movimento contro il tabacco, sia sigaretta, sigaretta elettronica, per tutto quello che sono gli effetti nocivi sulla salute respiratoria in genere di tutti e in particolare dei bambini che sono fasce vulnerabili. Presenti oggi diverse associazioni che faranno fare delle attività a chi verrà e parteciperà a questa giornata.